Ciao a tutti ragazzi, oggi sono a Dubai con Luca Lamberti. Luca Lamberti è un investitore, un imprenditore nel campo degli NFT. Oggi parliamo di NFT. Sono qui tra l'altro ospite per questa ripresa a casa sua in maniera assolutamente rocambolesca, perché io non mi occupo di riprese, quindi sto facendo tutto quanto da solo. Abbiamo un cavalletto, siamo in piedi, facciamo vedere che siamo a Dubai. Lì dietro nascosta c'è la vela, dopo che ero semplicemente uno degli edifici più famosi degli Emirati, e dopo facciamo un attimino di riprese e vi facciamo vedere anche il resto della vista spettacolare che c'è a casa di Luca al 76° piano. Qui siamo a Dubai Marina, se non sbaglio, sì, vero? Dubai Marina. Ok, Luca si è trasferito qua per coronare il suo sogno, intanto lo ringraziamo del suo tempo. Oggi non parliamo di fiscalità, un po' perché mi sono rotto i coglioni, un po' perché oggi parleremo finalmente di un argomento diverso. Sulla fiscalità degli NFT faremo poi dei video a parte, voi sapete che sulla fiscalità delle cripto già ci sono numerosissimi video sul mio canale. Ma partiamo invece con Luca, che ringraziamo ancora dell'ospitalità e della professionalità. Piacere. E ci facciamo raccontare un po' che cos'è, quindi partiamo dal beh, non tutti sanno che cos'è, siamo ancora in ambito diciamo pionieristico in questo senso, infatti Luca è probabilmente uno dei pionieri dell'NFT. E quindi la prima domanda che mi sento di farti è questa: se puoi brevemente descriverci che cos'è un NFT, perché anche io ho qualche dubbio ancora sull'argomento. Certo, gli NFT tecnicamente sono dei token non fungibili, non fungible tokens, cioè non sono valuta, criptovaluta, ma sono una frazione o una parte intera di proprietà digitale di un asset. Virtualmente qualsiasi asset può diventare un non fungible token, e quindi il proprietario di un non fungible token, che viene sancito tale attraverso la blockchain e quindi con degli smart contract non modificabili, è proprietario di una proprietà digitale, che può essere un diritto digitale, diritto una parziale, una frazione del diritto di un immobile, una frazione del diritto dell'immagine di un personaggio, di asset di gioco che adesso sono molto popolari, ovvero dei pezzi, dei componenti che possono servire alle persone per poter giocare nel mondo blockchain e guadagnare attraverso il meccanismo del play to earn. Quindi questi asset digitali, che oramai tutto sta diventando digitalizzato. Come nascono questi NFT? No, tu dicevi giustamente il play to earn. A me sembra di ricordare, da quel poco che ne so, che proprio nascono dal mondo dei videogiochi. In realtà gli NFT, io dico sciocchezze, sono allora, legati, in realtà, no, gli item che compri per avanzare. In realtà l'origine, cioè i primi esperimenti di non fungible tokens, che risalgono a 2-3 anni fa, quindi sono passati secoli sembra, ma in realtà sono solo 2-3 anni, ed è in assoluto il settore che ha avuto la maggior crescita al mondo e anche nel settore delle cripto. I primi esperimenti sono stati delle opere d'arte, cioè una forma di arte digitale. Adesso c'è l'arte digitale. In realtà esisteva anche prima l'arte digitale, solo che adesso si riesce ad indicizzare il prodotto con una rarità, con delle caratteristiche intrinseche che possono essere veramente spaziare dalla possibilità di creare altri prodotti digitali oppure far parte di un ecosistema particolare che può dare dei benefici, nonché comporsi insieme ad altri pezzi di arte digitale per diventare un composto unico nel suo genere. Quindi veramente diciamo che l'unico limite è la creatività in questo settore, ed è iniziato con l'arte, con i CryptoPunks ormai famosissimi e sdoganati, che non sono stati altro che una forma diversa di arte digitale, cioè in realtà hanno cambiato la digitalizzazione di quell'arte nella forma di NFT. Inizialmente erano ceduti gratuitamente, 2 anni fa compravi un CryptoPunk quasi gratuitamente. Caspita. Oggi a meno di $1 million, $1.5 million di dollari non riesci ad ottenerlo, e tutte le multinazionali stanno collezionando, dai musei, Visa, tutti stanno cercando di accaparrarsi questi pezzi d'arte, perché sono stati i primi di un cambiamento culturale epocale che sta avvenendo a livello planetario. Beh, di fatto in realtà CryptoPunk, se capisco bene, è l'opera d'arte. L'NFT, sì, è quello che dà unicità alla singola, al singolo disegno, alla singola, sì, opera, no? Esatto. Allora, la tecnologia NFT è quella sottostante all'opera d'arte. Perché digitale. Molti confondono le due cose, in realtà. No, qualsiasi cosa può essere. Allora, ci sono dei governi a livello mondiale che stanno sostituendo a costo zero i costi del catasto
trasformando le end property, le proprietà immobiliari nel paese in forma di NFT. Quindi fondamentalmente non c'è più bisogno del notaio, di spese burocratiche eccessive. In 30 secondi uno smart contract gestisce il passaggio tra la proprietà immobiliare e il capitale in 10, 15, 20 dollari. E questo già sta avvenendo anche a Dubai, la proprietà immobiliare è già digitalizzata attraverso la rete Ethereum, credo, e quindi fondamentalmente il costo del catasto è già stato eliminato a Dubai. Allora, l'NFT è una tecnologia. Io sono un disegnatore, un artista, e sto creando un'opera digitale. Bene, l'aver creato un'opera digitale di per sé è la prima parte, okay, del lavoro. La seconda parte è quella di associare questa creazione digitale alle caratteristiche che possono offrire i vari NFT, e quindi l'unicità, il numero di serie, una rendita passiva per ogni volta che c'è la transazione. Molti artisti, molti personaggi famosi di Hollywood, dello sport, eccetera, hanno accettato dei contratti con grandi gruppi tipo Animoca in cambio di rendite passive. Cioè, ogni volta che c'è una transazione, un passaggio di mano tra l'attuale proprietario del loro NFT e il futuro proprietario, loro prendono una commissione, ma queste sono vita naturale. Durante questo tipo di performance finanziaria e tecnologica è fattibile solo con la tecnologia NFT. Quindi la tecnologia è quella dei non fungible tokens, chiaro, che è a sua volta anche in evoluzione, adesso sta diventando sempre più interessante e complessa. Poi la creazione dell'arte è opera dell'artista, cioè ci sono artisti estremamente quotati e altri che non hanno nessun valore nel mercato nonostante siano degli NFT. Non è facile, insomma, anche qui come nel mondo dell'arte c'è una tendenza particolare. Chiaro, anche per le quotazioni eccetera eccetera, poi quello non è legato ai... cioè l'NFT è la tecnologia sottostante, che, esatto, non è applicata solo al mondo dell'arte, ma anzi ci sono alcuni, esatto, settori in realtà anche come dire, in cui l'NFT entra ancora più prepotentemente, come immagino, correggimi, quello del gaming. Ah, esattamente, è proprio così. Io ho potuto sperimentare l'evoluzione del settore gaming negli ultimi 2 anni. Io sono entrato nel settore gaming NFT 1 anno e mezzo fa, quando eravamo ancora agli inizi, e gli stessi amici e colleghi del settore cripto erano scettici o quasi mi ridevano in faccia, no? E oggi invece stanno tutti a proporsi come grandi esperti di NFT. Però all'epoca ridevano, perché nessuno credeva a ciò che stava accadendo. Cioè la rivoluzione nel settore del gaming, che è già il più grande mercato del pianeta. Cioè il settore gaming tradizionale fa numeri superiori a tutto il mondo del cinema, della TV, dei media e quant'altro messi insieme. È un settore pazzesco. I numeri sono pazzeschi. E la nuova frontiera che il settore gaming sta vivendo è quella del blockchain gaming, del play to earn, dove la proprietà digitale degli asset con cui giochi sono delle persone, non delle multinazionali. O fino ad oggi tu andavi a comprare la PlayStation, che è uno strumento hardware, compravi un CD da 70-100 euro che è praticamente ti dà diritto di giocare con il gioco della PlayStation, più altri fees per giocare online, e a meno che tu non fossi un giocatore professionista non avresti guadagnato nulla se non il piacere di poter giocare e vincere le tue battaglie online. Oggi è diverso. Oggi compri con gli NFT, hai la possibilità di comprare degli asset di vario valore, di varia rarità, e quindi c'è anche tutto il discorso della ricerca degli asset, delle aste, che lo rende anche molto interessante e dinamico. E poi dopo tu giochi generando un introito per l'intero ecosistema, e in base ai tuoi risultati guadagni una fetta di quell'intero ecosistema. Quindi fondamentalmente oggi hai la possibilità di essere proprietario degli asset che puoi rivendere in qualsiasi momento, e se hai comprato bene salgono anche di prezzo. Ecco, perdona se ti interrompo, anche, quindi cercando di spiegare ancora meglio il concetto, e poi entriamo proprio, cominciamo a parlare anche un attimino di 99 Stars, perché è correlato a questo, certo, mondo. Quando mi parli di asset, no? C'è un esempio concreto quale? Io che sono un gamer, partecipo ad una competizione online, chiaramente internazionale, perché sono super interconnesse. È blockchain, quindi è sempre mondiale, sono confini. Esatto. Quali sono le tipologie di asset nelle quali investire per aumentare il valore? Allora, si prevede che l'intero settore cresca di valore.
però non è detto che tutti gli asset che vengono acquistati oggi seguano la tendenza, cioè nella media l'intero settore crescerà in maniera esponenziale, però poi bisogna anche conoscere un po' il gioco, l'ecosistema, come comprare bene e cosa comprare. Ti faccio un esempio, sì. Il gioco più popolare del mondo in questo momento è Axie Infinity. Okay. Che sta aiutando decine di migliaia di filippini a sopravvivere nonostante la crisi creata dalla pandemia, perché da casa possono giocare e giocando guadagnano quel tanto che basta per poter campare. O clienti che guadagnano con questo gioco. Axie Infinity per esempio è cresciuto in maniera esponenziale. Un altro gioco, noi siamo investiti in Axie Infinity, ma un altro gioco che io trovo molto interessante, ti faccio un esempio anche della complessità e quindi anche dell'interesse che può suscitare il play to earn, giocare con la blockchain, e la Formula One Delta Time, che è l'unico gioco blockchain ufficiale al mondo, di Animoca, dove è il primo gioco in cui sono entrato e mi sono affascinato, perché c'erano diversi livelli di asset che potevi comprare, puoi comprare le macchine di Formula 1 con i vari treni gomma, che vanno utilizzati a seconda delle condizioni meteorologiche, parti motori, parti pilota, e ci sono diversi livelli anche di potenziamento delle parti, che quindi fanno alzare anche il valore dell'asset, e quindi tu effettivamente stai vivendo un gioco che rappresenta fedelmente le dinamiche della Formula 1 e sei proprietario di una scuderia con X. Quindi sei un giocatore e un investitore, è un imprenditore allo stesso momento praticamente. Però stai sviluppando, cioè stai investendo sul tuo personal brand come giocatore, ma in realtà stai costruendo un'azienda sulle tue abilità e che chiaramente acquista valore alla luce degli asset che compri. Cioè quando in volta che compri un asset stai aumentando il valore della tua scuderia, no? In questo senso quella scuderia virtualmente domani la potrò rivendere per esempio a un terzo giocatore. Qui poi arriviamo a parlare di metaverso, no? Immagino io guardando domani, già tutto parte del metaverso, sta tutto diciamo che adesso stanno partendo indipendentemente vari aspetti di quello che è il metaverso del futuro, ma poi si uniranno tutti. Quindi, per esempio, questo gioco poi entrerà in un metaverso dove c'è il mondo, dove è rappresentato il mondo, e i circuiti sono fedelmente riproposti come quelli della Formula 1 anno per anno. E tutti gli asset vengono approvati ogni anno dalla Formula 1, ma lo stesso con la MotoGP, con l'NFL, il basket, con qualsiasi sport. Ed è incredibile. Io conosco persone che un anno e mezzo fa hanno iniziato investendo $2,000, erano degli appassionati, dei believers del settore, e nel frattempo hanno guadagnato mediamente $15,000 al mese e hanno proprietà di asset che adesso valgono 100-150 mila dollari. È incredibile, perché sono stati bravi, sono stati quelli che hanno avuto maggiori skills, perché devi conoscere un po' come funziona la finanza decentralizzata, le criptovalute, conoscere il gioco e capire anche cosa serve per vincere in quel gioco, perché è un gioco comunque dove il migliore vince di più, quindi bisogna avere degli skills da giocatore, ma anche da organizzatore, da imprenditore, e anche un minimo di apertura alle novità, non, e bisogna stare sul pezzo. In che modo gli NFT sono connessi al mondo delle... faccio domande stupide, ragazzi, però no, non è stupido, è anche difficile per me in pochi secondi esprimere. Prendi il tempo che ti serve, insomma, poi lo rispuntiamo. Però nel senso, in che modo gli NFT sono strettamente connessi al mondo delle cripto, perché girano sulle stesse piattaforme blockchain? Perché gli NFT sono una tecnologia cripto, sono delle crypto asset, noi diciamo sono, cioè sono sempre dei contratti, degli smart contract, come tutti i tokens che ci sono in giro, sono effettivamente basati sulla tecnologia cripto, e questi NFT girano, inizialmente giravano solo su Ethereum, ovviamente adesso tutti i network si stanno aprendo agli NFT, che sono anche cambiati perché sono nati in un modo, e adesso siamo alla seconda e fra poco alla terza evoluzione della tecnologia NFT, che sta diventando cross-chain in pochissimi anni, è una cosa incredibile. E sta diventando cross-chain, cioè praticamente tutti i network si stanno aprendo e adattando a lasciare liberamente circolare questi NFT, perché nessuno, abbiamo visto Solana recentemente, Phantom, Harmony, nessuno vuole mancare questa fetta enorme del mercato che rappresentano gli NFT, per l'arte, per il numero di utenti, per l'adozione di massa, perché io sono un grande believer che il gaming blockchain attraverso gli NFT sarà il primo strumento di adozione di massa delle criptovalute, perché essendo interamente connesso
con il settore cripto, se tu vuoi partecipare nel mondo del play to earn, devi avere a che fare con le cripto. Okay. E quindi sei costretto ad averci a che fare. E se guardiamo i numeri che il gaming mondiale offre in questo momento, circa 2 miliardi di persone, cioè almeno un terzo, se non la metà della popolazione mondiale regolarmente gioca, anche toccare una percentuale del 10-20% ci proietta su numeri, dei numeri pazzeschi, che sono pazzeschi. E questo dovrebbe avvenire, secondo me, nei prossimi 2-3 anni, non nei prossimi 30 anni. Beh, se comunque le cripto stanno andando velocissime, anche tutto quello che è legato a quel mondo sta avanzando a velocità pazzesche. Poi abbiamo già Atari, Nintendo, Ubisoft e anche a Samsung. E credo anche la Sony, che stiano già investendo nella tecnologia, quindi quando ormai sono partiti, ora con che tempi, certo, i big sono già partiti, il mercato già comincia, esatto, a chiudersi, ovviamente, quando arrivano i grossi nomi. In questo senso, allora, ti andrebbe di spiegarci come si inserisce il tuo prodotto, progetto 99 Stars. È nato, stavo per dire, tuo figlio, guarda, perché è come so un figlio per ci me. Tieni a lo sto crescendo e proteggendo come un figlio. È un'idea che è nata nell'estate del 2020, quando insieme al mio amico e partner Tony G e a Yatsiu si stava parlando di creare un team di gioco, partendo dal gioco Formula 1, perché mi sono reso conto che se una persona ha la possibilità di comprare più asset, ha bisogno poi però di persone che li utilizzino, questi asset, per generare i revenues, perché questi asset creino anche dei ritorni giornalieri mensili. E quindi abbiamo creato un team, e dal team abbiamo pensato, perché non creare una vera e propria organizzazione, un e-sport organization? So, quindi l'idea iniziale è stata quella di creare una e-sport organization, che ci sono già a livello mondiale, con FIFA ci sono i campionati. E il gaming esiste da un sì, bel po'. Sì, il gaming esiste. L'Italia è campione europeo di FIFA, e ho avuto modo di parlare con loro qualche mese fa, proprio di come integrare Casa Italia, diciamo, nel mondo blockchain, ma purtroppo il carrozzone italiano è talmente lento che non credo che abbia perso il treno, sta proprio perdendo la stazione, quindi... Ma questo vale questo, in tanti settori, diciamo, l'Italia, questo è uno dei tanti, ma lasciamo stare. Il settore blockchain, poi, l'Italia, non la vedo per niente che bene. Parlo sempre male dell'Italia. No, andiamo, sono italiano andiamo. E sono costretto a venire a Dubai per poter lavorare. È una costrizione. Ci torniamo, finiamo di raccontare bene il tuo progetto e poi torniamo a parlare invece quindi di Dubai. Quindi è nata con l'idea di creare un e-sports organization, e quindi era già molto ambiziosa di per sé. Ovviamente noi, ci ho creduto fermamente in questo settore. Poi da lì l'abbiamo allargato ulteriormente, creando anche un white label per fornire dei servizi di lending. Quindi l'ambizione di questo progetto ad oggi, abbiamo appena concluso la vendita privata con un bel successo, direi. Avevamo messo in vendita 3 milioni in token pre-sale e abbiamo avuto richieste per circa 15 milioni. Per cui? E il lancio adesso pubblico sta per avvenire, entro un paio di settimane inizia, e ci aspettiamo un sold out su tutte le piattaforme. Quindi al momento giusto, nel posto giusto, stiamo lanciando il progetto che serve al settore. Creare la più grande organizzazione di gioco digitale su base blockchain del mondo, e allo stesso tempo offrire un servizio di lending che possa permettere a tutti quelli che hanno NFT di generare ulteriori frutti, revenues, attraverso il noleggio dei stessi NFT. Cioè, fino ad oggi o li utilizzavi tu, o rivendendoli con plus valore avresti creato un profitto, no? Esatto. Noi stiamo offrendo la terza opzione, quella di noleggiarlo in tutta sicurezza con le tecnologie blockchain, quindi il meccanismo è un po' complesso per alcune piattaforme, e quindi hai anche una rendita, quindi fondamentalmente hai sia un investimento che una rendita, è come una casa. Un canone di locazione, esatto, legato a un asset digitale. Esatto. Però come chiaramente su tecnologia blockchain, e quell'asset di fatto è un NFT. È un NFT, sono tutti NFT. Okay. Sì, sì. La tecnologia di base è sempre l'NFT. Anche perché in tutte le tipologie di e-gaming, tutti gli sports di e-gaming sono compresi nel vostro progetto 99 Stars. I più popolari che già esistono sul mercato, sì, e i più avveniristici o promettenti che stanno per uscire, perché il settore è ancora in fase pionieristica. Sì. I numeri non sono ancora adeguati, ovviamente, né per l'offerta di giochi, di servizi, ovviamente anche con utenti. Ci sono dei giochi che già esistono e quindi creano rendita già da subito, e noi investiremo come 99 Stars, abbiamo già partiamo con un,
una vault di molti milioni di dollari in asset da utilizzare dal giorno 1. Ovviamente sono asset che vengono utilizzati su giochi e piattaforme che sono già live, online, quindi da subito generiamo. E già stiamo, super diffuse, già conosciute, esatto, insieme. Che stanno iniziando adesso, sono già molto diffuse, Axie Infinity, Formula 1, MotoGP, Rev Racing, Skill Blade e altri giochi, sì, quelli principali. E poi ovviamente sulla scrivania o anzi nel computer ho richieste da almeno una trentina di team di sviluppo di giochi che stanno per uscire, e quindi stiamo anche valutando su quali investire, che possono secondo noi essere promettenti, anche secondo la nostra community che crescerà, in maniera da avere già gli asset pronti nel momento in cui il gioco verrà lanciato online. Ovviamente il lancio non è mai completo, nel senso che hanno sempre una fase beta, una prima parte, e noi ovviamente siamo alla ricerca di profitti, di revenues e di crescita, perché se offriamo alle persone, a migliaia, il mio obiettivo è 1 milione di persone, vogliamo offrire la possibilità di creare un reddito addizionale, se non addirittura il reddito principale per la famiglia, ovviamente dobbiamo dargli la possibilità di crearlo da subito. Quindi giochi che usciranno in futuro sono importanti per noi, ma hanno una posizione di secondo livello. Quelli che già esistono sono la priorità, perché da subito possiamo monetizzare e permettere a centinaia di migliaia di giocatori di monetizzare da subito. Caspita, e tutto questo l'hai partorito tu praticamente, il progetto madre nasce da te perlomeno, poi immagino... L'idea originale nasce da me, ma sono stato circondato da persone incredibili, e la mia grandissima fortuna, e ancora glielo scrivevo stanotte in un messaggio, quanto sono stato fortunato a conoscere, ad avere a che fare con Yatsu, che è il pensavo fondatore. Pensavo parlassi della tua compagna, invece no, non bene. Sì, quella è una fortuna più di ampio spettro, perché non starei qui, non potrei essere qui a fare quello che faccio se non avessi una compagna top. Questo è ovvio. È una bella cosa. E questo è ovvio, perché la compagna aiuta. Però dal punto di vista strettamente business, avere avuto la possibilità di conoscere e avere un rapporto quotidiano, stretto e diretto con Yatsu, che è il chairman e fondatore di Animoca Brands, che è il principale attore del mondo nel settore blockchain gaming, e probabilmente diventerà anche, se non lo è già, il personaggio più influente dell'intero settore criptovalute e blockchain a livello planetario. Molto probabile. Quindi stiamo parlando di un'icona. E lui è una persona geniale, è un genio visionario. Ho avuto modo di poter parlare di tante cose, dalla vita privata e al gaming, al futuro dell'industria con lui, e mi ha aiutato tantissimo ad aprirmi. Infatti sono partito subito grazie alle nottate passate a parlare con lui di varie cose, perché io ho detto questo: o è pazzo o è un genio, ma dentro di me sapevo già che era un genio, e secondo me sarebbe stato non immediato per molti da accettare e comprendere una cosa del genere, ma per qualche motivo ci ho creduto subito, me ne sono innamorato, e infatti gli dico sempre: sono stato fortunato di averti conosciuto, e purtroppo sfortunato, perché per colpa tua io non dormo più da un anno e mezzo per lavorare. Stanno sviluppando il progetto in questo senso. Infatti faccio un attimo una precisazione, poi stiamo andando un po' lunghi, ma poi ci torniamo, ci sentiamo, facciamo altri video sull'argomento. Sì, io ci tenevo a precisare una cosa importante: io non faccio promozione agli investimenti, ok, quindi né raccolta di capitale tra il pubblico. Quindi, siccome è un progetto interessantissimo, poi dopo lasciamo i riferimenti di Luca, quelli che vorrà, magari nella descrizione del video ne parliamo un attimino con Luca, però ci tengo a sottolineare che io non sto dicendo a nessuno di investire oggi nel progetto di Luca, a parte che non ne ha bisogno, perché è pieno zeppo, già non ha più dove mettere non praticamente dove gli investimenti, è super pieno. Abbiamo richieste per almeno una trentina, in questo momento richieste per una trentina. Quindi, di email, se anche volesse, è troppo tardi, però ci tenevo a fare questa precisazione per il ruolo che rivesto all'interno del mio canale, per me era importante. Mentre, spostandoci sull'ultimo punto, poi ti ripeto, sono argomenti di cui probabilmente parleremo per i prossimi anni, per cui ti ringrazio ancora della disponibilità. Sì, sei pioniere anche tu, perché stiamo parlando di un argomento che non è che non ancora se ne parla al TG5, cioè se ne è parlato per l'asta di 69 Banksy, milioni di dollari di asta, che conosco Metacovan, perché siamo stati in un'asta insieme, che ha speso 69 milioni. Quella è la notizia che è uscita, diciamo, l'impralarte digitale. Ma tutto il resto che sta rivoluzionando l'economia mondiale. Che poi anche lì pare che poi in realtà tramite smart contract, poi in realtà l'acquirente non fosse uno, questo è quello che so io, ma
facesse da catering per una serie di investitori, però parlo di cose che non conosco e non possiamo neanche dire qua. Dopodiché, invece, quindi sì, sono un pioniere anche io, nel senso che non esiste una norma fiscale, ovviamente, in materia di NFT, si accumulano al mondo dell'arte, anche se obiettivamente è sbagliato dal mio punto di vista, perché come abbiamo visto con Luca non c'è solo il mondo dell'arte, quindi anche sotto il profilo fiscale è complesso, non c'è una regolamentazione, ne parleremo in video separati. Quello che però possiamo dire oggi, data la nostra location, della quale ringraziamo ancora Luca, e che cosa sta facendo Dubai, Emirati in generale, per le ICO in questo settore NFT e cripto, perché tanti investitori e imprenditori si stanno trasferendo a Dubai proprio per questo motivo, per investire in questo settore. E infatti anche la scelta di Luca non è casuale. Puoi dirci qualcosina in più sulla tua scelta, magari anche di Luca? Allora, Dubai si sta aprendo. La mia scelta è obbligata perché abbiamo la società operativa che gestisce tutto a Dubai, il socio principale è a Dubai e sta diventando Dubai un hub mondiale. Fino ad oggi è stato Hong Kong per le cripto e adesso il governo di Dubai si sta lentamente, non è ancora del tutto aperto su tutte le tipologie di servizi che può offrire al settore cripto. Però quello che rimane un dato di fatto è che la massima parte dei più grandi personaggi attori del settore cripto sono qui. E io più volte mi sono ritrovato al ristorante a tavola con questi personaggi, insomma, quando ci si può stringere la mano cambia tutto, quando i loro bracci destri stanno vivendo qui localmente, non si fa solamente una call, ci si vede, si parla e stanno arrivando tutti qui, quindi sta diventando un vero e proprio hub mondiale per le cripto e credo che questa sia l'ambizione del governo. Adesso non so se ci riusciranno, però almeno una delle top 3 mondiali ci provano. Quindi è dubbio. Proprio il settore, è il posto giusto dove essere se vuoi essere un imprenditore nel settore cripto. Obiettivamente il mondo si sta muovendo in direzione cripto, ne ho già parlato in altri video, c'è una vera e propria guerra tra stati per accaparrarsi chiaramente questo settore, no? E quindi c'è chi lo agevola e chi no. Lasciamo stare, non dominiamo i paesi che non lo agevolano sotto mille punti di vista, abbiamo già parlato, tanto inutile, diciamo, è ridondante. È assurdo perché amo l'Italia, ma sì. E qua tutti amiamo l'Italia, siamo tutti italiani, nessuno spunta diciamo né sul passaporto né sulla bandiera. C'è una miopia che però è dovuta a uno statualismo galoppante, lo dico io, sì. Ma che dura dagli anni 60, quindi non è una roba che abbiamo inventato adesso, ed è un vicolo cieco, un cane che si morde la coda, per cui si perdono opportunità invece di crearne. Adesso è chiaro che l'atteggiamento che può avere un emirato è diverso da quella di una democrazia di 100 anni di l'Unità d'Italia 1861. Quindi evidente culturalmente è diverso l'approccio che puoi avere, però il discorso è, stiamo andando in un settore deregolamentato, che è deregolamentato anche in Italia, cioè non è che è deregolamentato soltanto a Dubai, non ci sono leggi fiscali sull'argomento, ci sono le premesse per creare le basi per uno sviluppo. Qua nessuno sta dicendo di lasciarlo deregolamentato, di non tassarlo eccetera eccetera, però creare delle agevolazioni ed investire in questo settore, visto che anche noi abbiamo delle eccellenze, come dicevi tu prima, nel mondo dell'e-gaming. L'Italia è campione d'Europa, no? Quindi a parte che quest'anno mi pare di aver capito che abbiamo vinto un po' qualsiasi cosa, però abbiamo già delle eccellenze e delle possibilità di sviluppare. Vabbè, quindi Dubai ma proprio a livello di infrastruttura, cioè non è che stanno venendo qui, sono già residenti alcuni in zone offshore, quindi non è che vengono qui per una tassazione zero Hong perché Kong, già ce l'hanno. Stanno venendo qui perché sta crescendo in maniera spontanea e agevolata dal governo un ecosistema che è favorevole alla crescita. Quindi l'imprenditore si ritroverà agevolato dalla burocrazia, dalla tecnologia, da tutto quello che sta nascendo. E questo micro ecosistema 2 anni fa sembrava impossibile, ma oggi è una realtà. Oggi tutti sanno che Dubai sta diventando uno dei più grandi, se non il più grande hub tecnologico per le cripto. Nascerà probabilmente una blockchain, qui sotto abbiamo una media city, una internet city, credo che non mancherà molto che nasca una blockchain city. Insomma, queste sono le mosse giuste. Questa è la da direzione, fare. Ma solo io in pochi giorni non so quante ICO, quanti proprietari e quanti owner di ICO ho incontrato, quanti imprenditori, è una roba impressionante. Tutti qui. Stanno risolvendo anche le problematiche legate ai conti correnti. In ogni caso, non dimentichiamo che poi tutte queste. Non ci siamo ancora. Molto lontani, e tra l'altro, io non sto promuovendo Dubai, vi sto dando un'idea proprio della situazione. No, non è facile emettere un token ex novo da Dubai, dagli Emirati, questa cosa è ancora complessa.
Però avere una struttura operativa nel settore tecnologico della blockchain a Dubai è fattibilissimo e viene anche agevolato dallo Stato. Quindi effettivamente dal punto di vista pratico, per poter effettivamente consegnare il lavoro, la promessa che è stata data ai token holders e agli investitori, da qui si può fare. Ecco. E poi, non siamo ancora coperti al 100%, ma questo in molti settori, in molte giurisdizioni, però quantomeno c'è uno sforzo in questa direzione. Ah, sì, un grande chiaro sforzo. Che hanno le possibilità, le risorse economiche di farlo, eccetera, eccetera. Però parliamo, secondo me, di sforzi che sono alla portata di un governo occidentale, insomma, non è una roba che... Qualcosa che qualsiasi paese solo europeo potrebbe fare dalla mattina. È una questione di volontà, non è una questione di mancanza di risorse, insomma, questo è una questione di conoscenza, cioè di competenza, dei legislatori, dell'organizzazione e di volontà. Esatto, in Italia mancano entrambe e quindi non, e noi terremo gli occhi aperti su Dubai in questo senso, io in particolare sotto il profilo fiscale, ma ci tengo molto a questo mondo perché è il futuro, volente o nolente, poi verrò smentito, ma pare in questo momento che lo sia. Luca, io ti ringrazio infinitamente. Grazie, per Luca. La disponibilità, è stato un piacere, tutto mio. Quando vuoi, sei ospite, vieni quando vuoi a godere del clima. Io ti ringrazio, l'ha detto a me, voi non siete ospitati ovviamente. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.